Ciao. Ciao, io sono Daniele. E io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cigno e il Grifone. Oggi siamo qui per un video un po' particolare, diverso dal solito, e volevamo ringraziarvi perché siamo arrivati a 400 iscritti e quindi siamo molto felici, e quindi vi ringraziamo di cuore per quello che state facendo per noi, ci sostenete con le visualizzazioni, commenti, video, e vogliamo incoraggiarvi a continuare a farlo perché per noi è importante. Diciamo che non ci saremmo mai aspettati che il canale, o soprattutto un canale così di nicchia, arrivasse a 400 iscrizioni, insomma. Però e anche in così breve tempo. Quindi, grazie ancora. Il canale nasce il 20 ottobre 2016, quindi in realtà neanche tanto distante come data da questa, siamo ai primi di novembre, più o meno. Tramite la creazione della nostra associazione, cioè conseguentemente alla creazione della nostra associazione. Sì, all'inizio abbiamo iniziato a fare video di diverso genere perché non sapevamo neanche noi quale indirizzo dare poi ovviamente all'associazione. Nel momento in cui abbiamo capito che comunque avremmo fatto Medioevo, abbiamo deciso di fare i video, soprattutto quest'anno abbiamo cambiato proprio rotta al canale. Avevamo creato già dei video sull'onda del Medioevo, infatti c'è quello della creazione dei giochi medievali e qualche altra cosa, però non era proprio chiaro come dovessimo sviluppare il canale ed è stato anche fermo per parecchio tempo perché ci siamo dedicati ad altre cose, non abbiamo, diciamo, posto molta attenzione allo sviluppo del canale. Quest'anno invece, forse a seguito della pandemia e il fatto che siamo rimasti fermi per tanto tempo, ci siamo proprio detti perché non sfruttare questa opportunità, perché non raccontare anche ad altre persone quello che facciamo nelle piazze quando andiamo in giro, cioè quello di far vedere, mostrare concretamente lo spirito del Medioevo, perché noi lo diciamo sempre, noi non vogliamo parlare di Medioevo, noi vogliamo viverlo perché noi lo viviamo il Medioevo, quindi è un po' diverso. Ci siamo resi conto, facendo delle ricerche su YouTube Italia, mancavano delle realtà come questa, ovvero in Italia non c'era un format del genere. Sì, si parla tanto di Medioevo, ma ecco, se ne parla solo. Non c'è lo stesso risvolto che abbiamo trovato all'estero. Ci sono tantissimi canali all'estero che vivono il Medioevo, che fanno esperimenti, che testano, e abbiamo deciso che la cosa ci piaceva e volevamo provare anche noi a sperimentare questo tipo di format. Ovviamente provando tutto e facendo errori, sbagliando, è stato un anno abbastanza impegnativo perché poi dovevamo conciliare anche ovviamente il resto, quindi tutto quello che fa parte del resto dell'associazione, quindi i nostri lavori, quello che facciamo nella vita, la nostra vita quotidiana, le rivocazioni, quindi è stato un bel impegno e lo è tuttora, però visti i risultati in così poco tempo, in così pochi mesi, siamo veramente contenti e vogliamo essere sempre più bravi, sempre più partecipi e soprattutto vogliamo trasmettervi queste conoscenze, le conoscenze che altrimenti andrebbero perdute. Per quale motivo? Perché oggigiorno è molto raro trovare qualcuno che sa accendere un fuoco, ad esempio, con un acciarino, o magari costruisce un trapano ad archetto, o va a replicare, ad esempio, delle ricette dell'epoca. Per cui tutto questo si basa anche su una grandissima ricerca nostra, su una ricerca di archeologia sperimentale, perché effettivamente noi andiamo a ricercare, andiamo a testare, provare a vedere se quella tecnica antica funzionava veramente. E questo, diciamo, il nostro obiettivo, la mission, come si dice adesso, è quella comunque di essere sempre più bravi, come diceva lei, e ovviamente trasmettere anche queste conoscenze. Dunque, chi siamo? Vabbè, io sono Daniele. Io sono Anna. Lei è Anna. E dietro i nostri vestiti storici ci sono comunque due persone che fanno costantemente ricerca, come dicevamo anche prima,
e che vanno a testare sul campo determinate cose, perché a noi non piace solamente vederlo, piace andare a vedere come funziona un po' il San Tommaso della situazione, insomma. Allora, è nata un po' per caso, come tutte le cose nella vita. Noi ci siamo conosciuti quasi 7 anni fa e siamo stati invitati ad una festa molto importante nelle nostre zone medievale da 2 amici e siamo andati così. Io c'ero già stata, lui non era mai andato, era la prima volta. E ovviamente a seguito di questa serata ci siamo comunque innamorati di questo mondo molto molto bello, ovvero quello delle rievocazioni medievali. E abbiamo iniziato a chiederci se magari potevamo farne parte anche noi. Lui ha incontrato i suoi maestri di tiro con l'arco e quindi da lì ovviamente è iniziato questo percorso di tiro con l'arco storico. E io mi sono innamorata sempre di più di quello che poteva essere il mio di ambiente, ovvero falegnameria, la creazione di oggetti, la ricerca storica che c'è dietro ad ogni, come abbiamo detto anche prima, ad ogni oggetto in sé, a tutto quello che riguarda l'archeologia, quindi la scoperta di nuove cose e il capire perché queste persone utilizzavano proprio quell'oggetto e non un altro. E quindi alla fine ci siamo spinti, buttati un po' anche dai suoi insegnanti che ci hanno incoraggiato tantissimo, in questo mondo così vasto e così ampio, e ogni anno che passa ce ne innamoriamo sempre di più, scopriamo cose sempre nuove, ci appassiona tutto. E sinceramente a distanza di 7 anni io non tornerei mai indietro e cambierei strada, perché quello che abbiamo scelto di fare è qualcosa che tutti i giorni mi dà tantissimo orgoglio, tantissima voglia di andare avanti e sempre di più mi sprona a migliorare come persona. Quindi sì, io lo rifarei tranquillamente. Il futuro del canale verterà ovviamente sulla ricerca, sempre sul test di attrezzature sul campo, sulla prova sperimentale di tantissime altre tecniche, quindi verranno fatte anche collaborazioni con altri gruppi, altre persone, verranno mostrati ovviamente altre tecniche di altre epoche. Qui siamo specializzati maggiormente in quella medievale, ma ovviamente se qualcuno ha delle tecniche per esempio primitive o delle tecniche che vanno intorno al 1700-1800, magari chi sa filare i fili, a noi va benissimo, perché comunque andiamo a mostrarvi una tecnica che attualmente, come dicevamo anche prima, va perduta altrimenti. Assolutamente, non vogliamo limitarci, non vogliamo limitare quello che facciamo, anzi tutto l'opposto. E vogliamo sperimentare e provare cose sempre nuove, quindi sicuramente da adesso in poi continueremo a testare, a provare, a creare cose sempre nuove. Se voi avete delle idee, delle cose che potete suggerirci, come diceva lui, scriveteci, non c'è problema, noi siamo aperti a collaborazioni, a qualsiasi cosa, quindi benvenga. Detto questo, il video lo concludiamo qui. Ringraziamo tutti quelli che ci seguono, che ci seguiranno. Un ringraziamento speciale va ai miei insegnanti, che non solo mi hanno insegnato a tirare con l'arco storico, ma mi hanno insegnato anche a costruire un arco storico e mi hanno sopportato e supportato in tutti questi anni e, come ha detto lei, ci hanno spronato nel diventare quello che siamo adesso. Grazie di cuore per essere stati con noi, per il sostegno, per la visualizzazione, per i commenti. Continuate, perché ci fa tanto tanto piacere, ci aiutate tanto e per noi è importantissimo anche solo un like, quindi grazie, continuate così, lasciate like, commenti, condividete, iscrivetevi, eccetera, 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 eccetera. Grazie, ciao! Ciao.